La questione era queste verità su cui abbiamo riflettuto quest'oggi hanno un valore certo per noi, però varrebbe la pena approfondirle soprattutto nei corsi fidanzati, chiamiamoli così, e per far capire ultimamente che quando ci si sposa non si ha sempre quell'atteggiamento che fin dalla nascita, si diceva, fin dalla nascita si è coccolati perché si ha sempre ragione. E no, quando ci si mette insieme in una vita matrimoniale seria non si può avere sempre ragione. Ecco, da qui l'intuizione, perché non proponete voi che studiate, insomma, queste cose in un vero e proprio corso ai fidanzati. Ma io direi così, reagendo a questo invito che condivido comunque. Allora, non rinuncerei sicuramente anche all'invito nei corsi fidanzati di alcuni specialisti. Oggi il mondo si è complicato notevolmente rispetto al passato e quindi avere il contributo anche delle scienze umane piuttosto che dell'ambito più giudiziario, giuridico, questo lo vedo importante, anche se effettivamente io penso che il corso fidanzati, così come di solito è strutturato, sia un po' povero. Non voglio giudicare nessuno, mettendomi dalla parte, che è la mia, dei preti, dico che c'è anche un feedback, come dire, negativo dal prendere atto che la cultura ambiente va in un'altra direzione, cioè il trovarci sempre come cristiani e come preti, ovviamente, sempre controcorrente, ha un feedback negativo anche su di noi. Vedere che il corso fidanzati è in gran parte il corso di conviventi ha un impatto duro anche su di noi, che rischia di farci disinnamorare, diciamo così, della stessa iniziativa pastorale. E questo evidentemente è qualcosa verso cui dobbiamo stare allerta, non possiamo cedere a questo. E d'altra parte mi pare, ma qui ci sono almeno due preti sul campo, ecco, mi pare che insomma il contesto di nuova evangelizzazione, di in negativo secolarizzazione o relativismo etico, chiamiamolo come chiamiamo, ci porti a ripensare nell'organigramma delle energie e del tempo che le nostre parrocchie e noi preti abbiamo, in realtà, a ripensare il rapporto che c'è tra l'iniziazione cristiana e il quanto appunto si investe nel formare le nuove coppie. Io ho l'impressione che se si riducesse, però qui mi muovo in punta di piedi, ecco, proprio perché non ho le mani in pasta e non mi sembra giusto giudicare quelli che ce le hanno, ma se si riducesse un po' energie, tempo, iniziative per l'iniziazione cristiana e si dedicasse più tempo, più energie, più iniziative a formare le nuove coppie cristiane, dopo ci sarebbe sicuramente un ritorno. Cioè, in altre parole, come dicevo prima, il bambino è già formato in termini cristiani a casa sua, capisce che Dio è amore da quello che vede tra mamma e papà, non ha bisogno di venire in chiesa. Invece noi investiamo tantissimo sull'iniziazione cristiana e in 8-10 incontri ce la caviamo per i corsi fidanzati. Per diventare preti ci vogliono 6 anni, per sposarsi bastano 10, 12, 15 incontri. Mi sembra che ci sia qualcosa da rivedere. Evidentemente le energie sono poche, allora se investi da una parte devi anche avere il coraggio, magari
con il nodo in gola di dire va bene, non ce la faccio a fare tutto, investo di qui. E cosa si investe di qui? Allora, sicuramente c'è da fare questo discorso che ho tentato di fare partendo dalla parola di Dio, ma io ho l'impressione che oggi più che mai bisogna investire in esperienze insieme, cioè esperienze cristiane da fare insieme nel cammino per sposarsi. Banalmente, da qualche ritiro durante l'anno a una settimana insieme durante l'estate, dove si condivide la vita e nella vita poi vengono fuori certe cose, fino a delle vere e proprie esperienze di volontariato, di famiglie. E allora lì la formazione va a toccare i gangli vitali, perché quando ci si rimbocca le maniche si comprende molto di più che quando si sta semplicemente a ragionare. Quindi se c'è da potenziare qualcosa nei corsi fidanzati, io direi attraverso esperienze, non solo attraverso ascolto spesso passivo, e esperienze che non si fermano col matrimonio, ma se sono nate delle amicizie di coppie, continuino. E naturalmente la parrocchia sia davvero una famiglia di famiglie o qualcosa del genere. Ecco, qui c'è un lavoro da fare, lavoro proprio pastorale. Effettivamente l'impatto della cultura evangelica con la cultura odierna è disastroso, nel senso che disastroso per coloro che pensano secondo il Vangelo. Nel senso che non c'è bisogno di fare tante analisi sociologiche per dire che quel narcisismo del bambino, a cui si accennava prima, quel dire al bambino hai ragione, quel dargli tutto fin dall'inizio, dopo crea una mentalità tale che una volta adulto il narciso vede solo se stesso. E da qui c'è questa specie di delirio di onnipotenza dei sentimenti. Per cui se non sento che ti voglio bene, basta, è finita. Ma come è finita? Eh no, è finita. E è davvero qualcosa che mi lascia sempre allibito vedere come anche persone cristiane ragionino così. Ma perché non c'è più ragione? Vince il sentimento del narciso. Non sento, dunque non c'è. Eh no, ma c'è una parola che hai dato, ci sono dei fatti che hai costruito, hai fatto insieme, ci sono delle creature, e tutto questo non può passare in seconda battuta rispetto al tuo sentimento. Ma appunto, questo implica tutta una serie di esperienze cristiane insieme che portino la coscienza a maturare. Narciso è davvero infantile e il bambino non è adatto a prendersi degli impegni per tutta la vita, bisogna farlo crescere. Ecco, e qui vengo a voi. Evidentemente ciascuno deve fare la sua parte, noi preti non dobbiamo battere in ritirata di fronte a queste esperienze negative dell'impatto con un mondo che non pensa più secondo il Vangelo, però io penso anche persone che hanno delle esperienze sulle spalle, non solo degli anni, delle esperienze cristiane sulle spalle, dovrebbero dire un po' di più, senza far prediche, perché la predica crea, se non è fatta bene, se non è fatta nel momento giusto, quando l'altro è in una condizione giusta di ascolto, crea una reazione che al minimo snobba l'altro. Va bene mamma, me l'hai già detto, finita la storia. O peggio, reazioni anche più aggressive. No, non, io penso però che dire qualche volta, guarda, io e papà, parlando ai figli, o io e il nonno, io e la nonna, parlando ai nipoti, possiamo attestarti, testimoniarti, che questa verità che si dice nel Vangelo è vera. L'abbiamo sperimentata noi. Ecco, giungere alla testimonianza, non solo alla verità
quasi ripetuta del testo, ma far condensare il testo nella propria esperienza e far capire se io ho percorso questa via è percorribile anche per te. Non solo, se questa via per me, per appunto tuo padre, per tua madre, si è rivelata autentica, si è rivelata gioiosa, anche in mezzo a tante difficoltà, perché la vita ha le difficoltà sue, bene, ma se per me si è rivelata gioiosa, io ti invito a fare la prova anche tu. Ecco, io ho l'impressione che si aspetti un po' troppo a dire questo, quando lo si dice perché già è venuto qualcosa di dirompente, già lì la coppia è in crisi, i figli sono in crisi. Non aspettiamo la crisi, abbiamo quella audacia, umile ma audacia, di dire: io ho fatto così e vedo che Gesù ha detto il vero e ti invito quindi a seguirmi. Tante volte c'è una sorta di riserbo, si preferisce combattere ma non raccontare la propria testimonianza di vita. Non lo so, è un'intuizione che da un po' di tempo mi porto dentro e vi condivido, ecco.